Vi siete mai chiesti fino a che punto potete spingere il vostro corpo prima di raggiungere il limite? Un atleta a questa domanda se la pone ogni giorno. Che distanza riuscirò a percorrere contando solo sui miei piedi? 100 chilometri? 300? 500? La risposta ve la può dare solo il Tour de Jean, una gara di trail running categoria XXL che si svolge da 11 anni nella natura e nelle alture che solo la Valle d'Aosta sa offrire. Un percorso di 330 km per un totale di 24.000 metri di dislivello positivo che attraversa il territorio di 34 comuni. Viene definita il trail più duro al mondo. I really enjoy how prominent the mountains are. You know, you can go from 300 meters to 3,000 meters. It's definitely something that I will look back on as a big accomplishment. Consiglierei veramente vivamente di farlo e pensare a finirlo, di stare in questi sei giorni e goderselo proprio giorno e notte, tutta la valle, tutta la gente, proprio una bella cosa. Bisognerebbe farlo tutti i giorni il Tour, senza questa fatica, però bisognerebbe ogni tanto provare a vivere così, perché ci può solo far del bene. Ogni volta ne scopri un pezzo nuovo, sia dentro di te che fuori. Cioè, l'altra sera io ho visto una stella cadente che ha lasciato la scia per 2 minuti, mi sono venute anche lì le lacrime. Cioè, ogni volta è tutta una cosa nuova, un'emozione nuova. Non ho mai patito di mangiare, anzi, oggi niente, non riesco a mangiare, quindi ci sto provando con tutte le mie forze. Ho detto, proviamo una pizza. Anni di allenamento, alimentazione corretta e attrezzatura idonea sono fondamentali. Ma non sempre questo basta per arrivare al traguardo. Per diventare un finisher, un atleta ha bisogno di trovare lungo il percorso un sistema di supporto medico e psicologico. Ed è qui che entrano in gioco i dottori e i massaggiatori del Tour, conosciuti anche come Task Force degli Angeli Custodi. Prova la destra, se basta, se no ti blocco di più. È mettersi un po' in gioco, rivedere un po' i propri confini, perché i tuoi pazienti rivedono ampiamente i loro confini di limite, di stress psicofisico, di sonno, di sforzo, di fatica. Quindi anche tu li devi seguire e far sì che gli atleti continuino in sicurezza e che portino a termine una prestazione fuori dall'ordinario, perché questo è il Tour de Jean, una prestazione psicoatletica fuori dall'ordinario. Fai il medico non nel tuo ambulatorio, ma fai il medico in quota, in montagna, a 3.000 metri, in tenda, e quindi devi fare di necessità virtù e affidarti alla tua esperienza, alle tue capacità, ai Tour che hai seguito in precedenza. Ci sono tantissime variabili che vanno tenute sotto osservazione. Non esiste un'altra gara al mondo che abbia questo tipo di assistenza, e questo lo sappiamo anche perché gli stessi atleti ce lo dicono. Negli ultimi anni si è avuto un incremento importante di finisher, fino ad arrivare al 67% dei partenti l'anno scorso anno sono arrivati. Ogni runner ha le sue esigenze e va incontro a un determinato tipo di lesioni. Cerchiamo di rendere le loro condizioni fisiche le più idonee possibili a continuare la corsa. Ogni atleta dovrebbe farsi massaggiare almeno a tutte le basi vita, perché poi magari quando ti accorgi che hai ritardato di farti massaggiare, il muscolo è talmente affaticato, ecco che lì rischi di ritirarti. Il Tour per me è una esperienza meravigliosa di vita, sia come atleta che come medico. Non bisogna sottovalutarlo e bisogna essere un po' critici sui propri limiti.
ti insegna a capire che sempre di più, che se vuoi avere un risultato devi partire molto da lontano, devi avere costanza e non puoi improvvisarti, perché il Tor può essere un'avventura, un viaggio meraviglioso, ma può essere anche un'avventura terrificante se arrivi non preparato e valutato in maniera superficiale. Si torna indietro alla parte più atavica che c'è dentro di noi e quindi si riscoprono dei valori e delle capacità che solo delle gare del genere possono darti. I hope to get to share pieces of it with my family and come back to the area. Il Tor bisogna ripeterlo, assolutamente.